Avviato all'aste di Macerata, il servizio di telemedicina è presa in carico del paziente nefrologico. La prestazione è erogata dagli specialisti del reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale di Macerata, diretto dal dottor Franco Sopranzi. Consente di visitare e verificare in tempo reale le condizioni di salute dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica e sottoposti a dialisi peritoneale domiciliare, senza che siano costretti a muoversi dalla loro abitazione. Un servizio utile anche alle persone che vivono nelle aree del cratere sismico e dell'entroterra, più lontane dagli ospedali. Le Marche sono tra le prime regioni in Italia ad attivare la prestazione, che consente anche di ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche, dal momento che un solo infermiere può interagire con 6 differenti pazienti. Da Macerata parte questo progetto con cui attraverso la telemedicina è possibile monitorare la dialisi a casa di un paziente attraverso un monitoraggio costante da parte di uno specialista. La telemedicina costituisce ormai una struttura, una risorsa fondamentale per sopperire alla carenza dei medici ed è nel piano nazionale di ripresa e di resilienza. Dire che non è solo un giorno importante per il reparto di nefrologia e dialisi, ma per tutta la nostra sanità, perché il rapporto fra l'ospedale e il territorio può essere migliorato anche tramite strumenti che possono aiutare a avvicinare il paziente al proprio medico, e la telemedicina è, diciamo, lo strumento più avanzato attraverso il quale si possono effettuare delle teleconsulti da casa senza che il paziente si reca in ospedale. Questo può alla lunga aiutare anche il paziente, nel nostro caso che fa la dialisi, ad avere un cosiddetto empowerment del proprio stato di salute, cioè prendersi cura di se stesso, essere il primo attore, con la sicurezza di avere poi la possibilità di consultare il proprio medico attraverso questi strumenti di videoconferenza, video che sono ad alta definizione, quindi si può osservare anche piuttosto gli edemi delle gambe, piuttosto un neo che è comparso. Progetto pilota, se volete, è il primo metro di un percorso, di una strada lunga, che a mio modo di vedere rappresenta la vera scommessa, il vero investimento che la sanità dovrà fare nei prossimi anni. Prendersi in carico un paziente vuol dire gestirlo al domicilio, essere coerenti con un piano terapeutico e offrire e prenderselo in carico a 360 gradi, quindi offrirgli un percorso di cura idoneo al fine di gestire le cronicità, che possono, anzi nella maggior parte dei casi sono multipli, anche attraverso questi sistemi e la telemedicina. Questo è l'inizio, se volete, è un inizio che già esiste. Oggi abbiamo in funzione 3 totem, l'obiettivo è averne in funzione almeno 8. Tenete presente che con 8 non vuol dire che gestiamo 8 pazienti. Il totem non serve sempre, quindi ragionevolmente noi siamo in grado di fare più visite al medico, a tutti i pazienti con i medici nei 30 giorni rispetto ai pazienti che abbiamo in cura, che attualmente qui a Macerata sono una trentina. Quindi tutti beneficeranno del teleconsulto, della televisita, grazie a questi totem che noi adesso, a partire da oggi, cominceremo ad implementare. È il futuro, è l'inizio del futuro.